Angelo Del Vecchio, il suo ritorno a Rignano Garganico ha già dato uno slancio alla cultura e al turismo del piccolo paese del Parco Nazionale del Gargano. Oggi l'Archaeology Day, che significato assume e che cosa pensate di ottenere con questo appuntamento? Sì, l'iniziativa è voluta per unificare tutti coloro che in passato, nel presente e anche nel futuro si sono occupati, si occupano e si occuperanno di Grotta Paglicci. Grotta Paglicci è un bene dell'umanità che ha bisogno di essere rilanciata e si rilancia con l'unità di tutti coloro che studiano sotto diverse forme è il paleolitico nostro qui del Gargano. Archaeology Day perché? Innanzitutto è un nome per unificare tre sottoeventi. Oggi ci sarà la presentazione del volume di Arturo Palma di Cesnola, che è l'archeologo storico di Grotta Paglicci, colui che ha fatto conoscere la grotta in tutto il mondo. Dopodiché presenteremo velocemente Archeopass, che è un progetto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, e infine passeremo al premio Jalard, che è dedicato proprio alla Grotta Paglicci. Jalard è il brigante che abitava in questa grotta. Praticamente premieremo i personaggi di ieri e di oggi e le aziende che stanno investendo sul territorio e sull'archeologia qui del Gargano. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di riaprire finalmente Grotta Paglicci al pubblico. Sì, l'obiettivo principale è quello di aprire la grotta al pubblico. Abbiamo già superato, grazie anche all'amministrazione comunale, alla sovrintendenza, all'Università di Siena, il primo scoglio, che era quello della riapertura del museo, perché senza un museo in paese non ha senso aprire solo la grotta, perché i reperti vanno ammirati e vanno ammirati nella tranquillità di un museo. Per la grotta ci servono ancora un po' di anni, c'è bisogno di un accordo tra la parte pubblica e la parte privata, perché la grotta ha bisogno di essere messa in sicurezza prima di iniziare di nuovo le ricerche. Luigi Di Fiore, sindaco di Rignano Garganico, sindaco Rignano sempre più capitale dell'archeologia di Capitanata. Sì, era proprio questo il nostro intento. Finalmente siamo riusciti ad incastrare una serie di attività, una serie di eventi, una serie di inaugurazioni che potessero far riattirare l'attenzione sul Rignano, sul Gargano e sul mondo archeologico di Rignano e del Gargano. Abbiamo tante cose da mostrare e questo è solo l'inizio da portare avanti con dedizione, con tanta energia affinché si mostri tutto il resto. Già l'apertura del museo archeologico su Grotta Paglicci rappresenta tanto, ma in molti vogliono sapere quando si potrà tornare dentro Grotta Paglicci. Sì, l'apertura del museo era proprio il punto zero, era un punto di partenza da cui iniziare tutta questa serie di attività. Questo nuovo evento, che puntiamo a ripeterlo ogni anno, vogliamo proprio fare questo, creare un mondo attorno a Grotta Paglicci che parli di cultura, parli di storia, parli di archeologia. La grotta, anche quello è un tema importante da dover immediatamente affrontare con polso e con massima energia, massima spinta. Siamo con Viviana Saponieri, assessore diciamo alla cultura, ma soprattutto a Grotta Paglicci, perché Rignano Garganico punta molto al recupero di questo sito, oggi festeggia, celebra l'Archaeology Day. Quanto è importante per Rignano, per tutto il Gargano, riaprire questa grotta? Per Rignano dobbiamo dire che l'apertura del museo è stata di fondamentale importanza, perché è un investimento su cui la nostra popolazione ha contato da oltre 30 anni. Ci sono state amministrazioni che ci hanno preceduto, che si sono comunque impegnate in questa realtà, e fortunatamente noi siamo riusciti a farla decollare come meritava. Speriamo che abbia un eco tale da farci un po' raggiungere da tutta Italia, non solo, ma anche insomma dall'estero. Contiamo in questo, perché fondamentalmente siamo un borgo piccolo e diciamo, oltre al tavoliere delle Puglie che vedete alle mie spalle, l'altra nostra roccia forte è appunto la Grotta Paglicci e il museo multimediale. Non posso che ringraziare Antonio Del Vecchio e Angelo Del Vecchio, che si sono sempre impegnati
impregnati in questa battaglia di Pagliacci, hanno sempre investito i loro contenuti intellettuali in Pagliacci, l'hanno sempre seguita da vicino in ogni amministrazione. Quindi è un onore oggi essere presenti alla pubblicazione del libro Giornale di Scavo di Antonio Del Vecchio, che ci racconta l'operato del professor Arturo Palma di Cesnola, che ha investito, diciamo, la sua esistenza sul nostro piccolo territorio.